Signora Concezione! Oh! È Silvestro! Come hai fatto a riconoscermi? Me lo domando anch'io. Vieni, ho la rinca sul fuoco. Sentirai com'è buona. Ne mangiavamo quando ero ragazzo. Altro che aringhe d'inverno e peperoni d'estate. Era sempre il nostro modo di mangiare, non ti ricordi? E le fave coi cardi. Sì, le fave coi cardi. Ne avresti voluto sempre un secondo piatto e così pure le lenticchie. Cucinate con la cipolla e i pomodori secchi e il lardo. È un rametto di rosmarino, no? Sì, è un rametto di rosmarino. Anche di loro ne avrei voluto sempre un secondo piatto. Altro che eri come Saù. Avresti dato via la primogenitura per un secondo piatto di lenticchie. Mi sembra di vederti quando tornavi dalla scuola. Alle 3, alle 4 del pomeriggio, col treno. Già, col treno merci nel bagagliaio. Prima io solo, poi io e Felice, poi io Felice e Liborio. Tutti voi passerotti con le vostre teste piene di capelli. E il muso nero, le mani sempre nere. E subito domandavate, ci sono le lenticchie oggi, mamma? In quelle case cantoniere della linea, dove si abitava, si scendeva dal treno alla stazione. A San Cataldo, a Serra di Falco, ad Acquaviva, tutti quei posti che abbiamo girato. E si doveva fare un chilometro o due a piedi per arrivare a casa. Sì, anche 3 chilometri qualche volta. Il treno passava e io sapevo che voi eravate in strada lungo la linea. E mettevo su le lenticchie a scaldare, la ringa ad arrostire e poi vi sentivo gridare, terra, terra. Terra? Come terra? Sicuro! Terra per qualche vostro gioco. E poi una volta, a Racalmuto, la casa cantoniera era su una salita e il treno doveva rallentare. E avete imparato a scendere dal treno in corsa e scendevate davanti alla casa. E io avevo una paura nera che andasse sotto e vi aspettavo. Fuori con legno. E ci picchiavi? Altro che. Non ti ricordi, vi rompevo le gambe con quel legno. E anche vi lasciavo. Senza mangiare in qualche caso. Non ti fai la minestra, per te? Parli per me, io non ho mangiato quasi mai. Minestra in vita mia, cucinavo per voi e vostro padre. Ma per me era questo il mio mangiare, aringhe l'inverno, peperoni arrostiti l'estate. Molto olio, molto pane. Sempre questo? Sempre. Perché no? Con olive anche, naturalmente. E qualche volta carne di maiale, salsicce. Quanto si aveva il maiale? Si aveva il maiale? Sì. Non ricordi se aveva il maiale qualche anno nelle case cantoniere. Lo si allevava a fichi d'India e poi lo si ammazzava. Avevamo anche polli, no? Sì, ne avevamo qualcuno, naturalmente. Si faceva la mostarda? Si faceva ogni sorta di cose. I pomodori seccati al sole, i mostaccioli di fichi d'India. Si stava bene. Avevamo le reti metalliche. Erano posti di malaria.
Per lo più. Con le cicale. Io credevo che fossero le cicale, la malaria. Forse era per questo che ne acchiappavi tante. Ne acchiappavo? Ma io era il canto loro che credevo malaria. Non loro. Ne acchiappavo. Altro che 20, 30 ogni volta. Immagino che le acchiappavo per grilli. Che ne facevo? Ho idea che le mangiavi. Le mangiavo? Sì. Tu e i tuoi fratelli. Com'è possibile? Forse avevate fame. Avevamo fame? Forse sì. Ma se si stava bene in casa nostra? Sì, tuo padre prendeva del denaro. Ogni fine mese e allora per 10 giorni si stava bene. Eravamo l'invidia di tutti i contadini e la gente delle zolfare. Ma dopo i primi 10 giorni si diventava come loro. Si mangiavano chiocciole. Chiocciole? Sì, e cicoria selvatica. Non mangiavano che chiocciole, loro? Sì, tutti i poveri. Non mangiano che chiocciole di solito. E noi eravamo poveri. Gli ultimi 20 giorni di ogni mese. E mangiavamo chiocciole per 20 giorni? Chiocciole e cicoria selvatica. Immagino che erano buone, dopo tutto. Ottime. Si possono fare in tanti modi. Come in tanti modi? Semplicemente lesse, per esempio. O con aglio e pomodoro. O infarinate e fritte. Che idea, infarinate e fritte? Con il guscio? Ma si capisce. Si mangiano succhiandole dal guscio. Non ricordi? Ricordo, ricordo. Tutto il gusto. E a succhiare il guscio, mi sembra. Si passano ore succhiando. Era un grand'uomo, il nonno. Altro che, non lo sapevi? Era un grand'uomo, poteva lavorare 18 ore al giorno. Ed era un gran socialista, un gran cacciatore e grande a cavallo nella processione del San Giuseppe. Cavalcava nella processione del San Giuseppe? Altro che, era un gran cavaliere, più bravo di tutti qui nel paese. E anche a Piazza Armerina. Come vuoi che facessero la cavalcata senza di lui? Ma era socialista. Era socialista. Non sapeva né leggere né scrivere, ma capiva la politica. Ed era socialista. Come poteva cavalcare dietro a San Giuseppe se era socialista? I socialisti non credono in San Giuseppe. Che bestia che sei, tuo nonno? Non era un socialista come tutti gli altri, era un grand'uomo. Poteva credere in San Giuseppe ed essere socialista. Aveva il cervello per 1000 cose insieme ed era socialista perché capiva la politica, ma poteva credere in San Giuseppe, non diceva nulla di contrario a San Giuseppe. Ma i preti però, immagino che lo trovavano contrario. E che gliene importava a lui dei preti? Ma la processione era una cosa dei preti. Sei un bell'ignorante, la processione era di cavalli e uomini a cavallo. Era una cavalcata. Vedi? La cavalcata partiva di là in faccia, c'è una piccola chiesa che non si vede su quella montagna, ma la illuminavano dentro e fuori. E diventava una stella. E la cavalcata partiva dalla chiesa con lanterne e sonagli. E scendeva la montagna. Era sempre di notte, naturalmente, si vedevano le lanterne e io sapevo che c'era mio padre in testa. Un gran cavaliere. E tutti si aspettavano nella piazza, giù in basso, e sul ponte. E la cavalcata entrava nei boschi. Le lanterne non si vedevano più, si udivano solo i sonagli.
Era una cosa lunga e poi la cavalcata spuntava sul ponte. Con tutto il chiasso dei sonagli e con lanterne, con lui in testa. Come se si sentisse un re. Mi sembra di ricordare. Un corno? Non avevi che 3 anni, l'unica volta che l'hai vista. Ma che mi guardi? Non ti posso guardare. Beh, se vuoi guardarmi, guardami. Ma che idea è venuta al babbo di andarsene con un'altra donna nella vecchiaia? Che ne sai tu? Me l'ha scritto lui. Ah, vigliacco, ti ha scritto che ha visto un'altra donna e ha piantato me. È andato con lei. Che vigliacco. Perché? Non è vero? Come vuoi che sia vero? Non ricordi più che vigliacco era? Vigliacco? Ma sì, quando mi picchiava poi si metteva a piangere e mi domandava perdono. Si vede che gli dispiaceva. Gli dispiaceva? Come se io non sapessi difendermi e non glieli dessi anch'io, forse era questo che gli dispiaceva. E anche quanto partorivo. Piangeva. Io avevo la doglia ma non piangevo. E lui piangeva, capisci che vigliacco era? Immagino che gli dispiacesse vederti soffrire. Gli dispiaceva perché doveva dispiacergli, non stavo per morire. Era meglio se mi dava una mano di aiuto, invece di piangere. Che poteva fare? Come che poteva fare? Non fai nulla tu quanto tua moglie partorisce. Bene, la tengo. Vedi che qualcosa fai? Ma lui non mi teneva nemmeno. Si era solo in quelle solitudini e c'era tanto da fare. Preparare l'acqua calda. Ma lui sapeva solo piangere o correva alla cantoniera vicina per chiamare le donne di là. Questo gli piaceva, avere altre donne in casa, ma loro non venivano subito. E io avevo bisogno di aiuto, gli gridavo di aiutarmi, di tenermi, di farmi camminare. E lui piangeva, non voleva vedere. Non voleva vedere? No, non voleva vedere. Voi altri volevate vedere, uscivate sul pianerottolo della camera vostra e vi mettevate dove stava lui. Ma lui non alzava gli occhi e voi li tenevate spalancati. Guardavate lui che piangeva. Me che cercavo di camminare tenendomi ai mobili. E allora gli gridavo di mandarvi via. Ma lui niente, non capiva, non alzava gli occhi, aveva paura di guardare. E io una volta mi sentii la testa del bambino fuori. Era il terzo di voi. E mi buttai sul letto e gli dissi, corri che c'è. E sai che fece lui? Alzò le braccia al cielo e si mise a invocare Dio come quando recitava le sue tragedie. Oh. Sì, questo fece. E il bambino mi guardava. Diventava viola in faccia. Era un bel bambino, io non volevo che restasse strozzato. Suppongo che allora arrivò qualcuno. Ma che erano le 2 di notte e non arrivò nessuno. Ma io afferrai la bottiglia d'acqua che era sul comodino. Mi aveva preso una gran rabbia e la tirai in testa a tuo padre. Lo colpisti? Per bacco. Ho una buona mira, lo colpii. E lui allora si persuase ad aiutarmi e mi aiutò. Mi tirò fuori il bambino sano e salvo. Come se fosse un altro uomo e non lui. Ma naturalmente fui più io a spingere che lui a tirare. Aveva la faccia tutta sangue e sudore. Vedi che non era vigliacco, non gli mancava il coraggio. Aveva piuttosto qualche cosa di più. Che gli andò via con l'uscita del sangue. Qualche cosa di più? Che vuoi che avesse in più? Non era un uomo come mio padre. Lui era un contadino che poteva zappare la terra 18 ore al giorno e aveva coraggio.
E faceva tutto lui quando la mamma partoriva. Dove vai? Vedi, bello, un melone d'inverno. Si avevano anche meloni d'inverno? Sì, li tenevo tra la paglia nel pollaio. Ora li tengo qua, in soffitta. Ne ho una diecina. È lui. Non c'è nessun mobile qui dei nostri? Nessun mobile. Ci sono delle stoviglie e le cose di cucina, delle nostre. E le coperte, la biancheria. Il mobilio lo abbiamo venduto venendo qua. Ma come vi siete decisi a venire qua? Io l'ho deciso. Questa è la casa di mio padre e non si paga affitto. La costruì lui, un pezzo la domenica. Dove volevi che si andasse? Non so. Ma certo è così lontano dalla ferrovia, qua. Come puoi vivere senza nemmeno vedere la linea? Che importa vedere la linea? Dicevo, senza mai sentir passare un treno. Che importa sentir passare un treno? Credevo che ti importasse. Uscivi tu a stare davanti alla barriera con la bandierina quando lui passava. Sì, se non mandavano di voi. C'era un posto dove si stava vicino alla stazione. Sera di Falco, credo. Non la vedevamo, ma potevamo sentire i carri merci cozzare l'uno contro l'altro nelle manovre. E taglia il melone. Ma allora? Allora? Sì, allora, che è successo col babbo allora? Perché parlarne? Per me è lo stesso con lui o senza di lui. E se per lui è lo stesso senza di me, non me ne importa nulla. Dunque è vero che se n'è andato con un'altra? Andato? Un corno andato. Io l'ho mandato. Era casa mia qui. Oh signora, ti era venuta a noia e l'hai mandato. Bene, l'ho sopportato per molti anni. E ora era troppo. Non potevo sopportare di vederlo. Innamorato alla sua età. Come mai si era innamorato? Ma è sempre stato così con le donne. Aveva sempre bisogno di altre donne per la casa. E fare il galletto in mezzo alle donne. Sai che scriveva poesie? Le scriveva a loro. Questo non era nulla di male. Non era male? E loro che mi guardavano dall'alto in basso, a sentirsi chiamare regine, in quelle poesie? Non era male? Le chiamava regine? Ma sì, e anche api regine delle sporche mogli di cantonieri, e maestre, e mogli di capistazione. Api regine. Ma come potevano sapere loro che si trattava di loro? Bene. Quando una lo vedeva gentile, con lei, e nelle feste brindare alla più bella, guardando lei e poi leggere quelle poesie, con le braccia aperte verso di lei, che occorreva di più per saperlo? Ah, quelle feste, quelle riunioni. Era un gran pazzo, non poteva stare senza Baccano. Ogni 6-7 giorni doveva per forza combinare qualcosa, chiamare ferrovieri di tutta la linea, con le loro mogli e ragazze, e fare il gallo in mezzo a loro. Vi erano periodi che si aveva riunioni ogni sera. O da noi o da altri, o ballo, o gioca a carte, o recita.
E lui al centro della festa, con gli occhi lucenti. Era grande in questo, mai si stancava a ballare e non mancava un giro. Finiva il disco e correva a cambiarlo. E tornava e afferrava una dama e ballava. E sapeva comandare la quadriglia con una battuta spiritosa ad ogni frase. E sapeva suonare la fisarmonica e la zampogna anche. Non ti importa di essere sola? Se pensi che debba sentire la mancanza della compagnia di tuo padre, ti inganni. Perché? Non ti teneva buona compagnia? Immagino che ti aiutava a rigovernare anche. Questo non significa che io debba sentirmi sola senza di lui. Ma era un uomo gentile. Oh, non occorre averlo in casa, un uomo gentile. È stata la mia disgrazia che fosse un uomo gentile. Vedi il nonno? Non era un uomo gentile, non chiamava regine le donne. Non scriveva poesie per loro. Suppongo che non gli piacevano. Non gli piacevano? Gli piacevano 10 volte più che a tuo padre. Ma non aveva bisogno di chiamarle regine, quando una gli piaceva, se la portava nel vallone. Ve ne sono molte. Qui in paese che si ricordano ancora di lui e molte anche a piazza. E tu ti lamenti del babbo? Ho idea che saresti stata peggio, col tuo carattere ad essere la moglie del nonno, per esempio. Peggio? Come peggio? Bene, il nonno se le portava nel vallone e il babbo scriveva loro poesie. Ho idea che quelle scappate nel vallone ti sarebbero riuscite più dure delle poesie. Niente affatto. Tutto il male erano le poesie con tuo padre. Sarei stata contenta che se le fosse portate solo nel vallone. Cosa? Se le portava nel vallone e poi scriveva loro poesie? Naturalmente, e le chiamava regine, le trattava da regine. Era un uomo gentile. E se qualcuno aveva un nome gentile, come per esempio Manon, pareva diventato pazzo. Una cosa ridicola per la sua età. Chi aveva nome Manon? Questa è stata la cavallerizza del circo. Per lei l'ho mandato via perché aveva nome Manon. Ma le trattava sempre da regine. Il male era che le trattava da regine, non da sporche vacche. Mi venivano in casa mogli di ferrovieri, contadine. Ed erano sfacciate, tranquille, non abbassavano gli occhi. Mi guardavano come fossero chissà cosa e io non potevo guardarle dall'alto in basso, questo era il male. Lui dava loro a intendere di essere molto più di me e loro mi guardavano come fossero molto più di me. Sei una buffa donna. Avresti voluto che si sentissero vacche? Lo avrei voluto ridere di tutta la cosa. Avresti riso della cosa? Naturalmente. Non me ne sarebbe importato nulla, ne avrei riso. Ma lui non le trattava da vacche. Perché avrebbe dovuto? Avevano un marito come te, anche dei figli come te. Bene, nessuno le obbligava a fare le vacche. Era così sporco quello che facevano?
non facevano la stessa cosa che facevi tu con lui, o facevano qualche altra cosa. Qualche altra cosa? Come qualche altra cosa? Facevano la stessa cosa, naturalmente. Che potevano fare d'altro? E allora? Non facevano nulla di più sporco di quello che facevi anche tu con lui. Perché lui avrebbe dovuto trattarle da sporche vacche? Ma non era marito loro. Lui era marito mio. Ed è qui la differenza. Non capisco come ragioni, eri una sporca vacca quando facevi la cosa con altri uomini, perché suppongo che sarai stata anche tu al vallone. Non sarai stata sempre in cucina, sarai pur stata al vallone con qualcuno. Oh, con uno. Con uno, perché un'altra volta fu uno sbaglio e non conta. Uno sbaglio? Come uno sbaglio? Fu una cosa con un compare. Mentre eravamo a Messina, dopo il terremoto. Fu una cosa di confusione, insomma. Ero molto giovane e non se ne parlò più. Ma guarda, e con quell'altro? Oh, con quell'altro fu per caso. Era anche lui un nostro compare? No, era uno che non conoscevo. Era uno che non conoscevi? Che ci trovi da meravigliarti? Non sai come andarono le cose. Ma dove fu? Si era già nelle case cantoniere? Si era ad Acquaviva. Ma eravamo tutti grandi ad Acquaviva. Era dopo la guerra. E con questo? Avrei dovuto domandare il permesso a voi, che eravate grandi? Tu avevi 11 anni, andavate a scuola e andavate a giocare. Era una terribile estate, non c'erano vespe. Non c'erano mosche, non c'era nulla. Doveva essere pomeriggio, avevo fatto il pane. Lavavo, avevamo una vasca fuori, accanto al pozzo. E doveva essere pomeriggio perché c'era l'ombra dalla parte appunto della vasca. Era un viandante. Un viandante? Sì. Con una piccola bisaccia di roba per cambiarsi. E vestito da soldato senza stellette. Un vecchio cappello da mietitore in testa. E s'era tolto le scarpe. Le portava legate insieme sulla spalla. Veniva da lontano? Mi raccontò che era passato per Pietraperzia, Mazzarino, Butera, Terranova e altri 100 posti. Ma sembrava venisse diritto da dove era finita la guerra. Tutto a piedi? A piedi. Quel giorno erano 48 ore che non incontrava. Un paese ne anima viva. L'ultimo posto per dove era passato era una masseria. E i cani non lasciavano avvicinare i viandanti alle masserie. Così mi raccontò. E intanto aveva bevuto un secchio di acqua. Non voleva che acqua. Non chiedeva, in vero. Ma io gli diedi una pagnotta del pane che avevo sfornato non più di un'ora prima. E gliela condii con olio, sale e origano. E lui annusava l'aria, l'odore del pane. E diceva: benedetto Dio. Ma insomma, fu anche questa una cosa di passaggio. No. Era di quelle parti allora. Non era un viandante. Era un viandante. Andava a Palermo e aveva attraversato tutta la Sicilia. Andava a Palermo? Andava. Ma non andò, andò fino a Bivona. E lì trovò lavoro in una zolfara. Si fermò lì. A Bivona? Ma Bivona è lontana da Acquaviva. Una cinquantina di chilometri, tutti i paesi sono lontani una cinquantina di chilometri da Acquaviva. No, Castel Termine è più vicino che 50 chilometri. Come mai non si fermò a Castel Termine?
Forse a Casteltermini non c'era lavoro. O forse voleva continuare verso Palermo e arrivò a Bivona. E lì decise altrimenti. E faceva 50 chilometri a piedi per venire a trovarti. 50 per venire e 50 per andarsene. Ricomparve molte volte? Varie volte. Mi portava dei piccoli regali. Una volta mi portò un favo di miele fresco che profumò tutta la casa. Oh, come mai non ricomparve più? Ecco, verso inverno ci fu uno sciopero nelle zolfare e i contadini si ribellarono anch'essi. I ferrovieri non scioperarono, passarono treni carichi di guardie regge e morirono più di 100 a Bivona. Non di guardie regge, di loro. E tu credi che lui sia stato fra i morti? Così credo. Perché altrimenti non sarebbe ricomparso?